tutti cantano Sanremo. Diamo il benvenuto nella nostra postazione di Radio Bruno qui all'Area Stile a Irene Fornaciari. Ciao, ciao a tutti. Quarta volta a Sanremo con un pezzo intenso, bellissimo, Blu. Sì, una canzone per me molto importante che ha scritto Giuseppe Dati, Marco Fontana e Diego Calvetti. Una canzone molto, direi anche coraggiosa, no? Perché racconta il dramma dei migranti e insomma bisogna sempre stare un po' attenti a come si affronta questo tema, perché si rischia poi di strumentalizzare l'argomento. Però io penso che Giuseppe Dati sia riuscito, attraverso questo testo così poetico e delicato, a creare qualcosa che può, secondo me, sensibilizzare la gente, può far riflettere. Sicuramente anche perché il testo è sotto forma di una storia, no? E quando tu racconti una storia, inevitabilmente la persona che ascolta questa storia si avvicina a questo tema. Insomma, l'intento è quello, cercare di far riflettere. Poi il palco di Sanremo dà una visibilità enorme, ancora di più per approfondire, per svegliarci anche in merito a questo argomento che alle volte teniamo da parte, sì, un po' in maniera ipocrita. Ma dai, sai cosa, ti posso dire la verità, la cosa che più mi fa male è il fatto che comunque si parla del fenomeno migrazione e si fa fatica a pensare che in realtà si parla di esseri umani, capito? Di persone che hanno un nome, persone che hanno una vita, che hanno una dignità, persone, una grande dignità, un coraggio enorme. Io mi è capitato di parlare con delle persone che lavorano a Lampedusa, no? Ed è bellissimo sentire raccontare queste storie di questa gente, di queste persone così forti che rischiano la vita pur di trovare una speranza, pur di trovare un futuro, no? Tanta pace soprattutto, no? Perché sì, vengono anche da posti sì, tormentati. Esatto. Io so che appena hai sentito questo pezzo ti sei emozionata così tanto, ti sei come innamorata, no? E non hai voluto assolutamente nemmeno cambiare il titolo. No, non l'ho voluto cambiare perché il titolo più giusto per questa canzone è Blu. Tanti, ma c'è già tuo padre che ha scritto una canzone che si chiama Blu. Posso dire la verità e basta. Cioè, basta. Basta, nel senso, c'è anche un rispetto per le canzoni, no? Per cui il titolo giusto per questa canzone era Blu e io l'ho voluto tenere Blu. Appunto perché si parla del mare. Blu come i tuoi occhi meravigliosi, se vogliamo trovare invece un'altra soluzione. Parliamo invece di questa avventura sanremese, quarta volta, l'emozione è sempre uguale, differente, c'è più consapevolezza? Sì, sicuramente lo affronto con molta più consapevolezza e diciamo che so gestire meglio l'ansia, però devo dire che ragazzi è sempre... Io sento anche gli altri miei colleghi, chiamiamoli così, che dicono la stessa cosa. Insomma, questo palco è il palco più difficile per noi italiani. Perché io, ad esempio, sono stata alla Royal Albert Hall, sono stata alle Olimpiadi di Parigi, ma posso dire che l'emozione che provo sul palco di Sanremo non la provo da nessun'altra parte. Quindi, insomma, è sempre un po' un'arma a doppio taglio, perché se non riesci a gestire bene quell'emozione, insomma, rischi un po' di non arrivare bene, ecco. Quindi ci vuole tantissima concentrazione, sì, prima dell'uscita. Sì, vero. È possibile, si riesce a fare? È un po' difficile perché dietro le quinte c'è un caos tremendo, però bisogna riuscire a ritagliarsi quei 5 minuti, insomma, di, almeno io faccio così, di solitudine, dove riesco a concentrarmi e a pensare al testo della canzone. Parliamo del tuo nuovo lavoro, il nuovo album, in uscita il 12 di febbraio, si intitola Questo Tempo. Sì, è un album per me molto importante perché arriva dopo 4 anni di assenza discografica, per cui con Diego Calvetti abbiamo fatto un lavoro veramente bellissimo e molto intenso di ricerca di brani, di scrittura, di ricerca anche di tematiche che potessero avere delle connessioni col mio modo di vedere la vita, insomma le mie riflessioni, no? Quindi sicuramente è un album molto più maturo, più adulto rispetto all'album precedente, e anche a livello vocale, come avrete potuto sentire anche dall'interpretazione di Blu, insomma ho lasciato un po' da parte i virtuosismi per dare un po' così più spazio alle mie note più scure, più gravi e più interpretative. Invece nella serata delle cover Gianni Morandi, che a sua volta si era ispirato a Neil Diamond con Se perdo anche te. Esatto, è una canzone che io suonavo già con la mia band qualche anno fa, è una canzone che mi piace molto, degli anni 70, però la cosa bella è appunto che la riproporremo con un arrangiamento completamente diverso sia dall'originale di Neil Diamond che dalla versione di Gianni Morandi, quindi la sorpresa sarà un po' quella. Bene, non vediamo l'ora di sentirlo. Irene, dopo Sanremo, a parte naturalmente presentare
portare in tutta Italia l'album, poi ci saranno live? Assolutamente sì, anche perché per me il live è la dimensione più bella e più comunicativa, quindi sicuramente, come è successo anche gli altri anni, girerò per le varie piazze d'Italia e insomma non vedo l'ora di ritrovare la gente che di solito viene a sentire i miei concerti. A proposito dei nostri ascoltatori, se vuoi salutarli in chiusura di questa intervista. Sì, tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, un bacione da Irene, vi aspetto ai miei concerti. Grazie mille. Grazie a voi.